E andiamo con la terza puntata di Correre per Sport, la trasmissione che come sempre ha segnato un po' il riavvio della nostra stagione. Qualcosa si è fatto, abbiamo molto in programma. Questa sera ho un ospite speciale perché è il presidente di una delle società più importanti d'Abruzzo, la società che avrebbe organizzato il campionato italiano di mezza maratona a Pescara proprio tra pochi giorni. Invece annunciamo e definiamo che questo evento è stato diciamo sospeso, diciamo rimandato all'anno prossimo. Che cosa dici, Pietro? Se si può fare, si deve fare bene, altrimenti è meglio lasciar perdere. Ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito e l'invito di tutto il comitato WISP Abruzzo e Molise. Grazie a voi che mi avete ospitato. Fare la gara, tu sai benissimo l'impegno che ci vuole e che cosa significa fare la gara. Parlando anche non ufficialmente con alcune persone, eccetera, mi hanno consigliato di rimandare all'anno prossimo, perché intorno alla gara ci sono anche delle istituzioni che devono starci vicino, e quando questo può essere, diciamo, non dico che non c'erano, sembra la protezione civile, noi abbiamo bisogno di 100 persone, abbiamo bisogno di tante cose, quando questo in questa situazione non è molto chiaro, è chiaro, tu la gara non puoi decidere di fare la gara, perché poi diventa, specialmente quest'anno, campionato nazionale di mezza maratona, cioè dobbiamo fare un evento che abbia una certa risonanza, se no voglio dire, non possiamo fare la gara così. Pietro, probabilmente sono molto più agevolati i piccoli o piccolissimi eventi in questo periodo, così come è stato anche in questi giorni, in queste settimane per le gare proprio piccole, che non un evento come quello dei Runners Pescara, che comunque è un grande evento e quindi necessita veramente di risorse ancora più importanti in epoca di pandemia che non in epoca ordinaria, credo. Sì, sì, assolutamente, è proprio questo, capito? Quindi abbiamo fatto una riunione del direttivo e abbiamo deciso che la soluzione migliore era quella di spostare la gara nel 2022, perché diciamo in questo momento non c'era proprio la tranquillità e la certezza con le nuove norme che noi avremmo potuto fare la gara come volevamo, che tu sai benissimo che la gara parte dallo stadio ma coinvolge tutta la città, per cui non è che possiamo fare la gara intorno allo stadio. Quindi, non avendo la situazione molto tranquilla, abbiamo deciso che era il caso di non fare la gara. Giustamente la gara è stata rimandata, ho visto la vostra comunicazione, già si parla della nuova data che è il 22 maggio. Sicuramente è l'8 maggio. L'8 maggio, scusami, 2022, eccolo dov'era. E sicuramente verrà anche confermato, ovviamente, se voi siete della stessa idea, il campionato italiano WISP, che quindi viene rimandato assieme alla gara. Però Runners Pescara non è che si è fermata, perché vi vedo abbastanza attivi, anzi siamo andati a spulciare nei vostri social, nei vostri canali, e qui si corre comunque, Pietro. Allora, noi abbiamo continuato ad allenarci perché chiaramente la società non si è fermata, ma abbiamo sempre rispettato le norme, la sicurezza, per cui tant'è vero che i nostri allenamenti sono tranquillissimi. Noi abbiamo stabilito di fare la domenica un raduno per gli allenamenti, che si parte dal Bar Roberto alle 8 la mattina, un primo gruppo di atleti che vogliono magari fare una distanza più lunga o andare a una velocità magari diversa, e poi alle 8:30 ci sono altri atleti, tra cui io, che fanno a velocità
ridotte, come io vado a 7. Però, come tu sai, importante in questo sport non è andare veloci, ma creare gruppo, fare associazione, divertirsi e piacere di correre. Poi, giustamente, alla fine della giornata, siccome abbiamo corso, abbiamo anche il diritto di mangiarci la pasta e il cappuccino. E quindi questa è l'occasione della corsa. Ma sicuramente c'è il diritto di mangiare la pasta, ma da quello che ho saputo, e credo che qualche volta vi verrò a trovare al Bar Roberto, si anticipa anche con il terzo tempo colazione, mi sembra di aver sentito con grande entusiasmo dei tuoi atleti. Certo, quella è la cosa che noi facciamo, per cui c'è una bella adesione, devo dire che una bella adesione, e dico, questa iniziativa ha portato delle nuove iscrizioni, cioè delle nuove persone sono avvicinate alla nostra società, proprio perché, come dici tu, no? Guardando, vedendo, eccetera, hanno notato che la nostra società è una società che comunque si muove diciamo. Mi fa piacere parlare di queste attività, che sono le attività associative che poi la pandemia, volere volare, ha obbligato a fare. Anche perché, caro Pietro, voi siete stati molto bravi, avete trovato comunque un mezzo per continuare a fare attività associativa, però ahimè non è stato così per tutti. Quindi ecco, diamo anche un'idea di quello che anche si può fare, perché poi l'informazione ha creato anche un po' di confusione, tanta gente ha pensato addirittura che non si potesse uscire di casa, e invece voi avete continuato a fare le attività, ad essere ancora Runners Pescara. Un'altra cosa che mi piace del vostro gruppo: uscite ed è inequivocabile che sta arrivando l'onda gialla di Runners Pescara, perché tanti, pur non essendo gara, pur non avendo un numero attaccato al petto, hanno la divisa, e penso sia una soddisfazione doppia anche per te che sei il presidente. Assolutamente, devo dire che ho notato che i miei atleti hanno proprio, sentono il fatto di portare la divisa gialla, proprio la indossano come se fosse una seconda pelle, e questo chiaramente mi fa molto piacere, perché l'importante, io dico sempre, che il presidente passa, la società rimane, quindi questo è un segnale per la società, non per il presidente, per cui è chiaro che tu devi indossare la divisa Runners Pescara, assolutamente. Ed hai perfettamente ragione. E ecco, quello che adesso io ti volevo chiedere, siamo in un momento in cui fortunatamente, ecco, dal 26 di aprile siamo tornati in zona gialla, e la speranza è comunque, sembra che il trend lentissimamente ci dia un po' di supporto. Quali sono, se ci sono, dei progetti, o comunque attualmente Runners Pescara che cosa ha in mente di fare per il prossimo futuro in termini di partecipazione o di attività? Allora, noi come partecipazione a maggio andremo a Barletta a trovare il nostro amico Enzo, che ricordiamo ha fissato e confermato la manifestazione per il 16 maggio, anche quella è una delle manifestazioni WISP più importanti. Esatto. Dove siamo molto legati e ci sentiamo spessissimo, anche adesso ci ha mandato qualcosa, quindi io ogni anno cerco di coinvolgere gli atleti ad andare a Barletta, e già siamo un bel gruppo ad andare a Barletta, infatti facciamo il pullman. Per quanto riguarda, noi abbiamo sempre l'americana che facciamo, perché noi la faremo il 6 agosto, credo che il 6 agosto, diciamo che poi lo facciamo allo stadio a numero chiuso, non più di 300, quindi credo che quella è una manifestazione che si farà. Questo. Poi, per non parlare che comunque la gara che noi abbiamo rimandato nel 2022, noi da settembre siamo presenti in tutte le manifestazioni più importanti, partendo da Roma Marathon, dopo ci sarà Roma, dopo ci sarà Venezia, ci sarà Ravenna, ci sarà Firenze, noi saremo presenti con lo stand nell'Expo come sempre. Allora, tu che sei all'interno praticamente di queste organizzazioni, perché ogni volta che vai sei anche referente per quanto riguarda le iscrizioni, per quanto riguarda i pacchetti eccetera, questa è una domanda che tanti mi fanno e che io ti giro. Ma un evento importante come la Maratona di Roma o la Mezza di Ostia, no? Con i quali è complicato riuscire a organizzarsi,
Che speranze reali abbiamo veramente di correrle e quali sono, se già se ne parla, quali saranno i protocolli da attuare per riuscire a dare il via a migliaia e migliaia di persone? Allora, la Maratona di Roma si corre la mattina alle 7 per la prima volta e io credo che a settembre avremo una situazione molto diversa da adesso, ma molto diversa, perché si sta procedendo con i vaccini a 500.000 vaccinazioni al giorno, la fascia di persone a rischio saranno al 90%, io credo che a settembre, non dico che ci sarà una normalità, però voglio dire si farà la gara non come si faceva sempre, però mettendosi per esempio la mascherina e stando nelle griglie in partenza io credo che si possa fare. Roma Ostia si può fare, Roma Ostia, l'unica cosa di Roma Ostia è che le iscrizioni sono chiuse, perché prendono l'iscrizione dell'anno precedente. Quindi noi, per esempio Roma Ostia, io organizzo il pullman, vado il giorno prima, a parte che a Roma Ostia c'ho lo stand, prendo tutti i pettorali, i pacchi gare, la domenica mattina viene il pullman, quasi sempre saremo più o meno 50-52 persone, e poi consegno i pettorali e partono. Roma Ostia uguale, c'ho lo stand, prendo i pettorali. Queste gare io credo che in quel periodo non abbiamo il problema delle restrizioni così come le abbiamo oggi, assolutamente. Magari ci saranno delle restrizioni, però non a questo livello, assolutamente, non credo. Beh, chiaramente la speranza è quella di tutti, ma sono d'accordo con te, è più di una speranza perché nel frattempo va avanti il piano vaccinale e, come hai detto tu, sta veramente entrando a pieni giri. È vero che abbiamo a che fare con un virus che quindi dovrebbe essere sempre meno aggressivo. Tra l'altro, Pietro, tu il virus lo hai sperimentato perché ci hai combattuto e viva Dio lo hai anche annientato, quindi raccontaci un po' questa, in due parole, questa esperienza. Certo, io ho preso il virus da mia moglie Elvira, che l'avrei preso comunque forse. Comunque ho avuto i primi 10 giorni terribili, perché il problema è la febbre. Io ho avuto la febbre, non riusciva a scendere in 10 giorni, 37, 38, 39, e ho dovuto cambiare 3 volte la cura. E ho preso il cortisone, l'eparina, diciamo che con l'ultima cura il giorno dopo la febbre è scomparsa, mi era rimasto un po' di tosse, che ho preso un altro sciroppo, e devo dire è passato. Per completezza di informazioni, diciamo anche, facciamo appunto informazione, che proprio per una circolare della Federazione Medico Sportiva Italiana, in caso di patologia da Covid bisogna ripetere, se non tutto, in base alla gravità della patologia, ripetere degli esami che danno appunto l'abilitazione all'attività agonistica, giusto Pietro? Assolutamente sì, perché il problema è l'infezione, la polmonite, cioè tu devi essere, diciamo, la situazione polmonare deve essere invariata, perché potresti avere i polmoni non al 100% e quindi potresti non avere l'abilità a correre, capito? Non essere idoneo proprio. Certo, assolutamente sì. Infatti un altro socio della società si è dovuto fare un'analisi a parte, perché lì lui è stato peggio di me, ha avuto qualche strascico nei polmoni e doveva fare degli esami più approfonditi proprio per avere il certificato per idoneità. Si va progressivamente, se c'è una sintomatologia è sufficiente ripetere la spirometria, se c'è un ricovero bisogna rifare altre analisi, se addirittura c'è stata una terapia intensiva o comunque delle gravi sintomatologie bisogna rifare la visita. Questo è bene saperlo, perché poi è un accertamento che è in capo proprio al presidente dell'associazione, che conosce bene i propri atleti e non deve, voglio dire, terrorizzarli, ma deve appunto andare a gestire la loro salute e spiegargli come stanno le cose. Va bene Pietro, siamo giunti al termine anche di questa puntata, io ti ringrazio per essere intervenuti, abbiamo dato un appuntamento importante al 2022 con il campionato italiano WISP di mezza maratona, diamo appuntamento ancora prima perché ci vedremo su queste strade, magari fai tu un saluto ai nostri tanti telespettatori che ci seguono e che hanno appunto voglia di rimettersi e ripartire. Grazie di aver dedicato questo tempo a noi, la nostra società,
Io dico, il runner può mettere le scarpe ai piedi e correre, che è l'unico momento in cui uno veramente può stare con se stesso. Sono d'accordo con te. Ci basta un paio di scarpe, sono d'accordissimo con te. E con questo voglio salutare tutti i nostri telespettatori, podisti, non podisti, camminatori, di tutto, perché oramai ci seguono un po' tutti. Ci vediamo la prossima settimana con sempre con Correre per Sport. Hey.